Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'ultimo episodio della seconda stagione con il Rotherham e oggi veramente ragazzi ci giochiamo il tutto per tutto, finale al Cardiopalma. Vedremo perché abbiamo una partita in meno, stiamo settimi e oggi ci andrebbe bene anche un pareggio. Parte in casa, no, in casa dobbiamo vincere, che cazzo dico? In casa si vince perché almeno siamo sicuri di essere passati. Alla fase ovviamente, cioè la fase in Coppa, in Europa League. Vado un attimo a impostare la formazione e ci vediamo in campo. Mamma mia ragazzi, mamma mia, ci stiamo giocando veramente tanto oggi qui al Rotherham, qui a Rotherham, al New York Stadium. Veramente ci stiamo giocando tantissimo. Ed è una partita che ci mette davanti una squadra che è forte come l'Everton. Anche l'Everton vorrà fare punti. Adesso non mi ricordo l'Everton se è ancora in lotta per lo scudetto, quindi per la Premier oppure no. Abbiamo difeso tra l'altro l'Everton con 29 reti. Buona andata, gli abbiamo rifilato 3 pere, vi ricordo. Qui incontro l'allenatore che sinceramente non mi ricordo come si chiama. Tanto qui. No, veramente, cioè loro hanno Angry Birds come sponsor, ma che figata. Vorrei vedere un attimo una classifica, ma non ce la fanno vedere. Molto male. Niente, giochiamo con il classico 4 4-1-4-1. E niente, partita difficilotta sulla carta. Gioca a bua dura, ragazzi, oggi perché boh, all'andata ha fatto bene. Speriamo lo faccia anche al ritorno. Williams che stacca, ne stacca di nuovo un altro. Sigurdsson, attenzione, Richarlison, Williams, chiuso in primo momento, Williams, palla in mezzo! Mamma mia! Per fortuna che non ha tirato. Ma Puig, è uno schema per Zinchenko, al volo! Non male ragazzi lo schema. Prende anche bene Zinchenko, non riesce a dargli forza perché sicuramente la colpisce. Cioè diciamo così, la presa di collo un po' male. In qualche modo riusciamo a partire. E c'è la prova amore. Boadu! No! Pickford! Cosa cazzo ha preso Pickford? Volevo uccellarlo sul primo palo. No, ha fatto una cazzata. Ha fatto una stronzata. Devo tirare sul secondo di palo. Invece ho fatto la cosa più idiota, più difficile. Palo in mezzo. Per Boadu che stacca ma non ci arriva. Attenzione qui Taylor. Volks vede ancora Taylor. Taylor in mezzo. C'è la rete 1-0. No, credo che non ci è andato Boadu. Infatti mi era un attimo gelato il sangue. Ma ci arriva Cash in seconda battuta. Mamma mia ragazzi, mi si è gelato il sangue un attimo. Ricordiamo, non ci è andato Boadu da un passo. Fatto il velo e con il sinistro per fortuna ci arriva Cash sul secondo palo, tutto solo. Che stavolta non me lo sbaglia perché di gol così ne ha sbagliati simili da quella distanza. Mamma mia, allo scadere del primo tempo avremo il vantaggio. Cash, in mezzo a due, Cash se ne va. Ancora per Volks. Volks, vede Taylor che può andare al volo! Deviazione, calcio d'angolo. Riguardiamo il tiro che era diventato un cross praticamente perché è andato male. Cross di Cash per Boadu. Oh, non sbagliamo qui, non sbagliamo qui. Lancio lunghissimo e buono per Durm. Che l'aggancia in mezzo. Puig! Puiga! Rotherham 2, Everton 0. Anche lui in gol. Bellissima azione. E vediamo. Da due tocchi arriva Puig che con un piattone destro brucia sul primo palo Pickford. Non è che troppo angolato era. Puig al suo primo gol in Premier League. Sono contento. Ha giocato poco Puig, è stato più una riserva di lusso quasi. Colpetto.
in mezzo. Gol. Porca troia, hanno fatto. Da, ma Walcott di testa no, però. Non è Walcott, niente, per fortuna. Ah, Richarlison, figa. È 2-1. Accorciano, mi sa, a uno dei primi tiri che fanno. Che incellato Durm. C'è mai il gol di testa. Stracoscia non riesce ad arrivare. 2-1. 2-1. Siamo qui. Palla buona per Vux. Vux! Cazzo. Trossard. Attenzione qui loro. Attenzione, Trossard in mezzo. Mamma mia, il tiro purtroppo. Sì, purtroppo. Per fortuna in bocca a Stracoscia. Mamma mia, che brutto. No, buono invece. Sembrava brutto, però buono per Vux. Tienimela, Vux. Ma cazzo, ma porca troia. Finisce qui. Finisce qui. E non vorrei dirlo ragazzi, ma siamo automaticamente qualificati in teoria. Poi vedremo. Ma mi sembra proprio di sì, perché eravamo settimi a pari merito, quindi qui ci dispera Richarlison, perché credo proprio che abbiano perso il campionato con questa sconfitta. Maturata, guarda caso, proprio per 2-1. La regola del 2-1 in casa non ci smentisce mai. Ok, eccola la classifica aggiornata, ragazzi. È una partita da giocare, l'ultima, la 38esima giornata. Abbiamo che il City è fuori dai giochi, nel senso al massimo potrà arrivare settima se il Chelsea perderà. Noi siamo automaticamente, ma che ci vada, settimi, toh. Ci basterebbe un punto per arrivare sesti. Però preferirei arrivare a questo punto sesto o quinto, piuttosto che andare a giocare un preliminare di Europa League, dove comunque sia dobbiamo fare una preparazione diversa che purtroppo ci far fare ovviamente più partite, quindi più stanchezza e più giocatori da comprare. Da comprare, scusate. Dunque, qui sopra. No, hanno già perso. No, ma niente, hanno già perso. Anche se avessero vinto stavano a 75. No. È il Liverpool, campione d'Inghilterra. Mi auguro che questo accada anche nella realtà quest'anno. Anche perché ha zero rivali praticamente, ha giusto lo United così per blasone, per esperienza, perché il Chelsea sta inguaiato, il Manchester City non ne parliamo, l'Arsenal uguale. E qui niente, la situazione è questa. Southampton un punto sopra lo Stoke. Si giocheranno Southampton e Stoke City e molto difficilmente anche il Newcastle. No, ma credo non ce la faccia il Newcastle per differenza reti. No, non ce la fa. Il Newcastle e il Nottingham sono retrocessi. Ah no, aspettate, però hanno due partite in meno. Lo Stoke. No, no, Stoke. No, allora niente, qui è tutto da vedere ancora. Avanziamo. E alleniamo i giocatori. Niente, l'Everton ormai si è uccellato, voglio vedere un attimo la relegation. Vediamo. No, è finita. No. Si è salvato il Southampton con una partita d'anticipo. Peccato per lo Stoke che è andato a perdere. Ah, a parte la contro il Liverpool. Southampton contro l'Everton è andato a vincere, cioè, assurdo. Siamo di domenica. E ragazzi, abbiamo due risultati utili, il pareggio e la vittoria, ovviamente. Tutto pronto, ragazzi. Il Craven Cottage, se non sbaglio. Se non vado errato, dovrebbe essere il Craven Cottage. A Fulham stiamo. E niente, partita che ci potrebbe. Cioè, in teoria che non serve un cazzo sta partita. Però l'ultima di campionato, l'ultima comunque sia di un percorso fatto, a mio avviso, egregiamente, eccola qui la classifica.
Differenza reti 4, loro 10 hanno, quindi no, non possiamo permetterci di perdere assolutamente. Basta anche un pareggio. Stanno dicendo, un percorso importante il nostro, come ho ribadito in diversi episodi, siamo partiti maluccio, c'erano partiti decentemente, mi ricordo, con qualche pareggio, una vittoria, pareggi, poi abbiamo iniziato anche a perdere e da lì per circa 2 mesi abbiamo fatto pochissimi punti, ci troviamo praticamente in zona relegation, poi per fortuna i giocatori non dico che abbiano acquisito esperienza perché non è che si acquisisce, però hanno iniziato a entrare forse più in forma, a conoscersi meglio, perché c'è da dire che la maggior parte erano tutti o quasi provenienti da club diversi, quindi ci vuole anche tempo per integrarsi. E da lì, diciamo, è nato poi un nuovo Rotherham, il Rotherham europeo, quello che oggi speriamo di consolidare definitivamente. Qui è la nostra formazione che non ho tanto voluta snaturare, giocano praticamente sempre gli stessi, ecco, con qualche differenza forse a centrocampo con Palmer, to. E davanti Boadu, perché Boadu finirà la stagione e spero di fargli fare un altro golletto per aumentare il suo curriculum, per arricchire il suo curriculum. Si parte qui dal Craven Cottage. Cavaleiro, ricordiamo che all'andata ci hanno inculato questi, eh. Se non sbaglio 1-0 2-1, non mi ricordo perché tanti risultati sempre quelli in casa. Attenzione, Schürrle, vaffanculo. Dai, gol di Schürrle clamoroso. Clamoroso gol di Schürrle. Dopo 7 minuti c'è un gol di merda, però di piatto, tutto scordinato. Cioè, ricordiamo, cazzo di gol ha fatto Schürrle? Dai, ma che cazzo di gol è questo? Ma come fai a segnare così? Ma è impossibile, va. È 1-0, gol di Schürrle. Attenzione qui, Sessegnon. Sessegnon, attenzione, Sessegnon. Sinistro! Esterno rete. In avanti Boadu. Ancora per lui. Boadu. Boadu. Col tocco sotto. Non ci credo. Che sega. Che palle. Orsi, salvataggi sulla linea. Quanto li odio. Quando faccio gol così che non li faccio praticamente mai. Attenzione, palla ancora buona per Boadu. Che carica al destro. Murato. Dal portiere. Con Conde. Cash. Bravissimo Cash! 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 In mezzo! Boadu! No! Se lo divora Boadu! Poi è stato un calo di frame assurdo, sembrava Adrian nella serie. Evento. Porca troia. Ma manco. Ma porca troia, manco fa l'angolo, vabbè. Crossiamo. Di testa non ti disastra, qui di testa non ci andrei mai. Attenzione qui, Palmer, cambuon destro! Lo scarica! Fabrizio la prende. Scusate, mi è piaciuta la clip nel momento del tiro. Ricordiamo, Schürrle qui se lo divora perché il nostro l'ha piazzato malissimo il difensore. Fortuna ci pensa Stracoscia, anche se poi il tiro era così addosso che non poteva non prenderla. Oh, attenzione. Ancora un tiro e ancora un angolo. Attenzione, mettiamo fuori. Destro, vabbè, la Madonna però, la Madonna, la Madonna. Dai, ma che sega, ma perdere così no, però hanno fatto due tiri. Porca puttana, oh. Cioè, che cazzo di gol è questo? Sempre Schürrle, no? Chi è? Hendrik, che ve piglia un colpo. Dai, che sega, ma perdere così no, però mi rode, poi non so neanche se riesco a qualificarmi. Così. Bene per ancora per il numero 3, ma come 3? Vabbè, la prende. Ma che cazzo, Stracoscia, ma che cazzo fa? Mamma mia, fortuna buttata fuori. Io non riesco a capire oggi che cazzo di problemi abbiano. C'è un po' i cambi, ma non so, ma sbagliano tutto, cioè. Attenzione, palla buona per Boadu che si sposta la palla. Carica il destro, murato. Cash! Solo fondo campo. Da, presa proprio male. Presa proprio male e poi la palla non è uscita neanche di tanto perché vuole tirare sicuramente sul primo palo. Niente, manco un cross.
Sbagliano qui loro. Allora indietro. Per Boadu! Che si gira in un fazzoletto e sigla il 2-1. Non credo che no, non credo di aver tempo per tentare un possibile 2-2. Però ci provo. Aspettate un attimo. Boadu, mano gol. Boadu stacca. No, non c'è tempo. Non c'è tempo. Finisce qui 2-1. 2-1 per loro, ho paura. Ho paura adesso perché non so quali saranno le nostre sorti. Dobbiamo sperare che il Chelsea non abbia vinto. Speriamo questo almeno. Ragazzi, questa è la classifica con il Liverpool che stravince il campionato con 9 punti, no, con 11 punti di distacco dalla seconda. Che dire, noi siamo lì sesti, potevamo, se vincevamo saremmo stati, se vinciamo ragazzi, non, no vabbè, per differenza reti non ci stavamo, però stiamo a pari punti con i Wolves che hanno fatto solo 63 punti per il quarto posto. Comunque sia, il nostro rullino finale, questo, il nostro storico, è di 16 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte. Questo è il nostro storico per il primo anno in Premier League che ci vede arrivare in Europa League, ragazzi, in Europa League. A giocarcela contro squadre importanti d'Europa, della piccola Europa. Dunque, io per finire l'episodio, vado un attimo nella brosa, faccio delle statistiche. Anzi, prima guardo le finanze, ho giocatori che devono assolutamente rinnovare il contratto. Va bene, ragazzi, abbiamo il contratto più lungo che è di 5 anni addirittura, anzi, pure di più. Allora, ragazzi. Un attimo archiviato le ultime beghe finanziarie. Vorrei farvi vedere un attimo in generale le statistiche di quest'anno, tutto quello che abbiamo fatto, eccetera. Partendo appunto dall'hub dei giocatori e dalla parte però delle statistiche. Allora, Strakosch ha fatto 45 presenze con ovviamente 0-0 assist e con solo 13 volte la rete inviolata. Prossimo anno dobbiamo assolutamente operare sul mercato e in particolar modo sulla difesa. Bilbo, poverino, ha fatto solo le partite di Coppa, anche se uno di Premier ne ha giocata proprio contro lo United. Sterling ha fatto 28 presenze collezionando 2 assist. Cioè, in difesa, ragazzi, la nostra caratteristica è che non abbiamo fatto neanche un gol, neanche uno. Guardate i difensori, neanche un gol. Poi abbiamo Jones, 7 giornate, sì, 7 partite. Kiekwe, che è stato anche infortunato, eccetera, ne ha fatte 9 solo. Koundé ha giocato tutte le partite di Premier League, ragazzi, le ha giocate tutte, collezionando 48 partite e 0 gol. Abbiamo Bastoni, 15 presenze l'ha fatte. Ajay, 34 presenze, anche lui ha giocato molto. Poi abbiamo Zinchenko con le nostre, anche qui, un po' scialba le statistiche perché non ci sono gol. Durmo, 35 con 0 gol e con 3 assist però. Zinchenko, 5. Parenton, vabbè, ha fatto 6 partite, così. Oh, adesso andiamo invece dove si è iniziato a segnare. Perché Volks ha fatto solo un gol in Premier League, quel gol stupendo contro gli Watford, non so se ve lo ricordate, però ha fatto veramente un bel gol. Poi arriva Taylor con 25 presenze, di cui 13 in campionato, con 2 gol. Ricordiamo contro l'Arsenal e contro il Burnley, sì. E con 4 assist. Poi abbiamo Matty Cash, che ha segnato 11 gol in Premier League, addirittura 11 ne ha fatti. Ne ha fatti veramente tanti, wow. Poi abbiamo l'infame Palmer che ci lascia e ha segnato lui in tutte le competizioni, impressionante, in tutte ha segnato. 3 in Coppa Estiva, Premier League 2, Carabao 2, Emirates FA Cup 3. Per un totale di 10 gol in 37 partite, niente male ragazzi. Niente, niente male, veramente. Poi abbiamo Puig che ha giocato pochino, 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 però vabbè. Guedes se l'è portato a casa. Poi abbiamo Cochrane, signori, Cochrane. Qui inizia il pezzo forte perché abbiamo 38 partite, di cui 34 in Premier League e 8 gol. Non male, veramente non male. Poi abbiamo McKennie, 38 presenze, 9 gol in campionato, le ha giocate tutte anche lui. E qui il nostro pezzo forte, ragazzi, ovvero gli esterni. Titolare ovviamente, e il centrocampo che quest'anno è stato fondamentale per la riuscita del sesto posto, perché poi andremo a vedere in attacco abbiamo fatto veramente schifo.
Nel senso che abbiamo segnato poco, in quel senso, eh. Ha segnato pochissimo. Cioè, Palmer ne ha fatti 8. No, 2, scusa. Vabbè, in totale ne ha fatti 8. 7 facciamo, dai, togliendo le coppie, le stive, conta un cazzo. Puig ne ha fatti 2. Cocchi ne ha fatti 8. McKinney ne ha fatti 10. 9, scusate, di cui uno sì, in Carabao. Wilson ne ha fatti 5. Wilson ha segnato poco. Wilson sì. Poi abbiamo Newell che addirittura 3 gol a casa li ha portati. Poi abbiamo Bollo per carità. E poi vediamo i nostri attaccanti. Eccoli qui. Sono loro 3 che in totale hanno fatto 30 gol, che non è malissimo. Vabbè, togliendo Vassell che aveva segnato 1 in Carabao. Sono 3 partite, poraccio. Vabbè, Vux ha giocato molto e in campionato ha fatto solo 10 gol, che è veramente poco considerando che c'è chi ne ha fatti di più, tipo Cash. Boadu comunque si sì, ha giocato poco, devo ammettere, gli ho dato poco spazio, cioè poco, non gli ho dato di meno, però mi ha assistito di molto, di 5 punti. Ha assistito anche lui in tutte le partite, cioè in tutte le competizioni, tranne quella, beh, ufficiale per modo di dire. Ha 19 anni, ragazzi, Vux ne ha 11 in più, quindi sono contento perché il secondo anno di Boadu è andato bene, anche se l'anno scorso sembra che 30 gol li aveva toccati. Quest'anno ne segna la metà circa. E in Premier League ha segnato solo 9 volte. Vabbè. Cioè solo, in 25 partite non è malissimo 9 gol. Va bene ragazzi, poi con gli attributi c'è poco da vedere. Nel senso che ecco, quello che ha salito di più mi sa che è Boadu. Parte no, mi sa che questo è più Zinchenko con 6 ragazzi, Zinchenko è stato un casino. E nelle finanze ragazzi, il giocatore che vale di più in questo momento chi è? Voi vi starete chiedendo. Partiamo da Stracoscia. Stracoscia vale 20, 30 milioni vale Stracoscia circa. 30 milioni vale. Non lo daremo via, però ne vale tanti. Sono veramente tanti 30 milioni, cazzo. Bilbo ne vale 200, Sterling solo quasi 7 ne vale. Poi abbiamo Abbe Jones, abbiamo Inhewe, abbiamo Koundé che ne vale 14. Vabbè, Bastoni non ci interessa. Ajay ne vale solo 3, 2, 2, 3 insomma. Zinchenko ne vale 11, non male. Wolves un cazzo, Taylor un cazzo, Cash 11 anche lui. Non capisco la differenza perché Kesha 70, cioè vale come Zinchenko. Vabbè, ci sta perché ha un anno in meno. Ho salito molto anche lui quest'anno. Palmer ne vale, vabbè, Palmer ce ne freghiamo, purtroppo qui lo perdiamo Palmer. Perdiamo 4 milioni. Puig ne vale 12 e mezzo, la Madonna, ma così tanto vale? Poi abbiamo Cochrane che ne vale tanti, 11 e mezzo, si parte da 11 e mezzo, ma io ne avrò almeno 30 qui. McKinney ne vale 15 e mezzo, non male, lo statunitense. Wilson ne vale 10 e mezzo, non male. Newell ne vale 1 addirittura, wow, grande Newell. Boadu ne vale 13, si parte da 13, 13 e mezzo. Poi Vux ne vale 7, però prende tanto di contratto. E Vassell ne vale 1. Ragazzi, io direi, cioè proseguo, alleno i giocatori e proseguo. Ok, ora i giocatori andranno in vacanza, quindi lasciamoli riposare. C'è giocatori che vogliono ovviamente andare via. Ragazzi, la stagione termina qui. Roberto Firmino miglior marcatore con 22 reti. I nostri stanno giù. E direi che per quest'anno, ragazzi, è anche la seconda stagione, mi viene da dire, finisce qui. E io vi saluto. Ci vediamo a un prossimo episodio, ragazzi, che inaugurerà la terza stagione con il Rotherham. E se non voglio azzardare, questa è la serie, la serie più lunga, più longeva che ho portato sul canale, ragazzi. Mamma mia.